Ragazzi, bentornati al 18° episodio di Pokémon Nero Rob Nuzlocke. Questa è la parte 2 dello speciale 30.000 iscritti, raga. E nello scorso video speciale, diciamo che mentre rispondevo alle vostre domande ho perso Giuse, che adesso metterò nel box. Giuse, io veramente mi scuso da morire, io che cazzo, non pensavo che Nottesperza ti avrebbe buttato così giù, però allo stesso tempo a Zubottino gli aveva fatto un male cane, quindi dovevo pensarci. E poi non era assolutamente diciamo necessaria questa cosa, questo sacrificio, perché poi il buon Memini l'ha presa come un campione, la botta, quindi è servito proprio a poco. E regà, niente, è andata così, quindi noi adesso non abbiamo erba e non abbiamo psico, ok. E dunque chi possiamo mettere? Possiamo mettere lui? No, lui lo possiamo mettere, lui sarebbe da togliere Memini a quel punto, però dopo che cazzo metti? Bruttissima situazione. Non ci voleva proprio, raga. Quindi le cose che si possono fare sono mettere lui, togliere Memini e mettere lui. Quindi levi Memini e metti questi due. Oppure non levo niente e metto lui. Posso mettere lui? Che schifo, cazzo. mi dispiace Graziano, però porca trota veramente, oh. E posso mettere comunque un tipo normale, quindi lui lo posso mettere, pori con due. Posso mettere in realtà di nuovo lui, posso mettere Girafarig pure, però non te dire di no. E così, raga, posso mettere o lui o pori, ma non c'ho nessuno di tipo normale, vero? No, c'ho sti quattro. E posso mettere pori con due, raga, è il più forte che c'ho. Ci sta Meditite, ma Meditite, ma lui c'ha acqua aiuto, porra merda acqua aiuto. Raga, che sta Stantler. E possiamo mettere o Parasect o lui o Girafarig o Stantler o Motim o Wurmple o Porygon, che non ci va in tacca con altri tipi, e fra questi, ragazzi, direi Porygon. E mettiamo Porygon per ora, mettiamo l'ottimo Jaspaga. Cazzo, Giuse, quanto mi dispiace, porca troia. Dobbiamo valutare se ci stanno altri Pokémon che possiamo mettere, dobbiamo valutare altri team in generale, altre combinazioni di Pokémon. Levando Memini si possono fare delle cose, però Memini adesso che do le caramelle rare, perché me li porto tutti su, perché raga, quello c'aveva i Pokémon al 43 come minimo, quindi me li porto al 43 come minimo pure io. Che cazzo, aggiungo, scarica e dai, una mossa elettro fa sempre comodo, poi c'ha pure ripresa. Ma sapete che mi sa che Porygon 2 sarà una hit lui. 41, 42, 43, poi Zubottino al 43 che c'è quasi crepato pure lui. E un Brattigli, no, non te lo do, oppure sì, no, che mosse c'hai? Perché però Furtivombra è prioritaria. Poi imparerà palla ombra, gli darò quella. Vabbè, forse gliela do. Ma sì, gliela do intanto. Memini, ti prego, impara sto cazzo di Geoforza che mi hai rotto i coglioni. Scusa Memini, però. Oh là, uno gliela insegno, ti immagini. Oh là, la leviamo la mettiamo al posto di corpo scontro, dai. Ma sì, morso, non lo so. Corpo scontro, dai, leviamo lui. Finalmente Stab, no, al 44, vabbè, va bene. Steph, 43, ok. Jaspaga, vediamo se c'ha qualche MT che possiamo dargli, ma secondo me sì, perché lui è abbastanza... Aspetta, prima buono, buoni tutti, Pokémon. Allora, fammi vedere le sue statistiche. No, non mi dica che sta sopra d'attacco. No, sta sopra d'attacco e giù d'attacco speciale. C'è una natura di merda, raga. Che cazzo, Jas, però. Tu c'hai una natura di merda, dunque. Psicobotta la impari? Te prego, dimmi di sì. No, chiaro. Surf? Ma che ne so. La vuoi surf? Surf non lo impara. Volo, taglio, mazzolegno. Mazzolegno lo impara sicuro. Non impara. Però lo impara Ale. Non glielo do mazzolegno ad Ale, però. Mega pugno, raggio scossa. Raggio scossa non è male. Se lo impara non è male, eh. No, dai. Doccia scudo no. Spennata no. Rotonda no. Psicobotta non lo impara. Doppio colpo non glielo voglio dare. Marchio fuoco no. Tifone no. Umbrartigli. Ma che ne so. Vuoi imparare Umbrartigli, bro? No. Malcomune. Mezzo Gaudio, Vampa Gelida, no, Foglie Lama, non... questa non è male, eh. Sbriciolmano non è male, eh. No, dai. Rimbalzo, no, congiura non è male pure. Impari congiura? Testa di minchia? No, chiaro. Solo a raggio, no. Smog, no. Spora? Te prego, almeno spora, bro. No, dai. Fiamma patto non glielo do, anche se lo impara. Ecco. Che palle. Perché? Che mosse ci aspetta?
aspetta un attimo. Ma mi sa che glielo do. A sto punto glielo do al posto di riciclo. Che mosse può utilizzare lui? Che mosse impara, anzi? Porygon 2. No, vaffancucchio. Porygon 2. Che cosa impari? Dati di gioco. Generazione 5. Tu impari tripletto al 51. Ok, ottimo, ottimo allora. Non entreremo alla lega con lui che ha già tripletta, dunque. E non so se entreremo nella lega con lui, anzi, adesso sai che faccio, Giuse? Adesso ce l'ho proprio con te, Giuse. Dato che ti è morto lo starter, anzi che mi è morto a me, e purtroppo eri tu lo starter, e vado a fare le catture che mi hai detto nello scorso episodio di fare. Intanto salvo, non si sa mai. C'ho 3 catture da fare, raga, andiamole a fare, così magari si può fare qualcosa. Nel mentre facciamo queste catture rispondo ad altre domande, così mi crepano altri cristiani, dai. Allora, da quando sei appassionato di Pokémon? Io in realtà, raga, non so proprio un fan sfegatato dei Pokémon. Cioè, mi piacciono, mi piacciono da morire, però mi piacciono tanti di giochi, insomma. Allora, aspetta un po'. Percorso 17-18. Ok, andiamo là. Mi piacciono tanto i giochi. Io porto Pokémon nel mio canale perché mi rilassa. Avevo portato pure Minecraft perché mi rilassava. Però Minecraft poche cose puoi fare che ti rilassano. Invece Pokémon puoi giocarli a tutti i giochi Pokémon e via. Cioè Minecraft alla fine lo inizi, lo finisci, lo inizi, lo finisci. Penso che sia un contenuto noioso per voi, non lo so. Comunque, vabbè, appassionato di Pokémon. Da quando mi piacciono i Pokémon? Da piccolo. Ci avrò avuto, non lo so, quando mi hanno regalato il primo gioco. Percorso 17 è questo? Dov'è il percorso 17? Qua posso catturare qualcuno di nuovo? Per caso? Ho già fatto lo switch di via. No, sto ancora al percorso 1. Quando cazzo è il percorso 17? Scusatemi. Cerchiamo di non incontrare nessuno perché non so ancora se sto al percorso 17. Però non credo. Dov'è? Questo è il percorso 1. No, no, no. Ok, continuiamo. Quindi spero di averti risposto. Come si chiama il tuo piccolo paesino? Allora, non credo che ve lo dirò. Ma non perché sono stronzo, ma perché non lo so. Forse un giorno ve lo dirò. Comunque sia, non oggi, mi dispiace. Allora, qua posso incontrare qualche Pokémon. Comunque siamo arrivati alla nuova via, quindi catturiamo qualcuno, vai. Te prego, un buon sostituto di Exeggutor, di Giuse. Giuse, se mi vedi, prega per me adesso. Giuse. Porco, no, ce l'abbiamo già, ci abbiamo Ekans. Giuse, non stai, ti stai impegnando abbastanza, Giuse. Dall'alto dei cieli, Giuse, te prego, non mi permettere di catturare queste cagate. Ma meno male che ho catturato Ekans quando lo potevo catturare, così ce l'ho a doppione e me lo posso skippare. Giuse, te prego, Giuse. Porca troia, che palle. È ghiaccio. Abbiamo già ghiaccio. Non è male, raga, però. Che palle. Non possiamo anche toccare questo. Va bene. Su 3 Pokémon che abbiamo da catturare, uno Glalie non è male, dai. Se si possono fare combinazioni differenti di team, Glalie è da pensare. Anche perché una cosa che si potrebbe fare è anche considerare Empoleon e cambiare proprio tutto il team. E quindi sarebbe da levare Steph, Memini e Warrain anche. Porca zozza. E metti Empoleon, Glalie e chi altro puoi mettere levando questi? Puoi mettere Lunaton. Ma cazzo, metti Lunaton. E che altri tipi di si liberano così? E pochi altri. No, in realtà puoi mettere Geodude, quindi diventa Golem, che non è male. Glalie comunque si chiamerà Plutonica. L'ottimo Plutonica. Grazie mille, Suck My Bork, che mi commenti sempre. E tu sarai un Glalie. Comunque ti capitano quasi sempre Pokémon che sono ghiaccio. C'avevi Cloyster, se non mi ricordavo male. Plutonica. Ecco qua. Molto bene. Bisogna pensare. Si tratta di capire. Allora, questa cattura è fatta. Percorso 18 invece dov'è? Fuoco energia. Proprio non me lo poteva fregare di meno. Non mi potevi presentare un MT che mi fregava di meno. Allora, questa si deve levare proprio dal cazzo. Si deve proprio levare dal cazzo. Ok. Porca puttana, ragazzi. Mi sono andato proprio in bocca. Non mi dici che c'hai Pokémon al 50 perché veramente esplodo. Giuse, se mi fai ammazzare io veramente esplodo. A che glielo ce l'hai? Vabbè, ok. Giuse, ti sei salvato. E cambio Pokémon. Proviamo già Spaga, dai. Non mi crepa subito. Ah, gli devo dare pure un oggetto, raga. Marchia fuoco. Ma vai a cagare, bro. Ma quanto mi farà mai? Ah, ma ti faccio scarica su. Fa un pochino, dai. Scarica di nuovo e via. Comunque che natura del cazzo che c'è, raga. Veramente che sfiga che ci abbiamo avuto. Allora, però che gli possiamo dare? Qualcosa di buono. Gli diamo. Ah, Evolcondensa. Ma stai scherzando?
scherzando? Sotto il Pontos? Lo vediamo subito. Evol condensa. Funziona, spero, con Porygon 2. Spero di sì. Spero proprio di sì. Comunque vedremo quando gli lo colpiscono, quanto gli fanno. Comunque lui con Evol condensa diventa più forte pure di un leggendario, mi sa. C'ha le statistiche più alte del leggendario con Evol condensa, mi sa. Dai, vediamo. Ok, qua ho fatto bene. Se ho fatto una stronzata, che posso fare qua? Ma vaffanculo, va. Devo mettere un repellente, raga. Glalie ancora, ok. Comunque, prossima domanda. Che genere di musica ascolti? Allora, io tutto. Sento qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa mi capita di sentire e mi piace, lo sento. In tutte le lingue pure. Basta che mi piace la canzone, io la sento, raga. Quindi non saprei dirvi, raga. So dirvi che il mio cantante preferito è Michael Jackson. E quello, ok. Spero che piaccia anche a voi. Che perché non può non piacere. Sotto il vista della persona, io non lo conoscevo, quindi non vi posso dire com'era. Però, sotto il punto di vista musicale, raga, non penso che abbia avuto mai rivali. Questo è ancora 17, vero? Sì, tu vaffanculo. Dove sta il 18? Qua? Qua mi danno. Era qua che mi davano il Pokémon. Sì, è questa che mi ne dà, vero? Sono allenatore? Ho trovato nel castello sepolto. Eccolo, un bel luogo di Pokémon. Sì, lo voglio. Sì, ma che cazzo lo metto? Lo posso mettere qua? No, è il PC? No, veramente dovevo lasciare un Pokémon. Che palle. Ok, quindi questa mi dà nuovo. E invece. Porco. Che palle. Invece il. Stavo dicendo il percorso 18. Dov'è? Così intanto mi faccio tutte le catture. E poi mi pio sto uovo. E lo voglio schiudere in questo episodio. Assolutamente. Porco Diaz! Ok, ok. Mi era pigliato un colpo e mezzo, raga. Ma meno male che Aggron c'ha la difesa di un. Di un. E allora, quindi generi musicali tutti. Giocherai Pokémon Spada e Scudo per caso? In futuro sicuramente. Ma io sono un coglione, perché ho messo lui? Mi sta usando Calcio Cristo. Ma sono più veloce di io, però. Sono più veloce su. No, non sono più veloce, ma avrebbe stuprato se mi avessi usato Calcio Salto. Sono proprio un coglione, raga. Io oggi voglio perdere tutti. Oggi voglio perdere tutti, raga. Se non l'avete capito, io non voglio che la serie continui. Voglio perdere adesso. Ok, dove Cristo è il percorso 18? Ragazzo è il percorso 18. Cazzo vuoi? A rifammelo, sto repellente. Ma mica ho capito dove sta il percorso 18. Ma ci sto già? Non mi dica che ci sto già che impazzisco. Ah no, però non ho fatto incontri, eh. Se sto già nel percorso 18, bene. Dove sta? Percorso 18. Era top. Non ho fatto incontri. Vai, fruttiamo l'erba verde là sotto però. Ok, ci posso andare là sotto. Come ci vado là sotto, raga? Da là sotto ci vado. Allora, questo si deve proprio da levare dal cazzo. Allora, faccio così e così? No. Raga, io sono proprio stupido. Quindi devo andare su di qua. Questo l'ho già battuto. Faccio arrivare là, scusami. Con forza? Questa la minchia faccio. Non ho capito, raga. Vabbè, andiamo sull'erba normale e vaffanculo. Qua tanto è percorso 18, eh. Vediamo. Percorso 18? Sì, ok, troviamo qualcuno qua, dai. Andiamo avanti. Ti prego, Giuse. Oddio, che palle, spettro. No, raga, non sono soddisfatto. Voglio schiudere l'uovo. Allora, Miss Magius è forte. Non mi fraintendete. Tuttavia, ragazzi, è fragile. Dai, è fragile. Vediamo se è fragile. Che non mi ricordo manco se è fragile. Miss Magius, che tra l'altro non so manco come si evolve. Con che si evolve? Con la nero pietra. Io ce l'ho la nero pietra, però. Quindi io lo potrei evolvere. Però, le statistiche sono buonine. 495, ma la difesa fisica è una merda. È proprio una cagata. Lui nella quinta generazione non impara niente. Invece Miss Drivers cazzo impara. E questo è da considerare come sostituto di Ghiladina. Quindi cavolo. E lui impara palla ombra al 41, gemma forza al 50. Quindi io lo dovrei portare al 50 senza evolverlo. E te dico fermate. Te dico stai buono. E quindi che stracazzo dovevo fare? Mi metto sulla schermata delle domande. Ok, sì, gli diamo il nome, certo. E tu ti chiamerai Crazy Ema. Eccolo qua. Exalt. Crazy Ema, io ti ringrazio. Porca il tappo della penna. Crazy Ema, io ti ringrazio un sacco per tutti i commenti che mi metti. Crazy Ema, ma c'entri? Ma mica c'entri. Vediamo. Crazy Ema. Vediamo un po'. Ema. Sì, che c'entri, voglia. Perfetto. Dunque, adesso io voglio a tutti i costi schiudere quell'uovo. Quindi devo tornare indietro con volo. Pokémon. Usiamo volo con lui. E hai intenzione di proseguire gli studi? Mi chiedono. Allora, ti dico sinceramente no. Io sinceramente mi basta la mia laurea triennale. E perché io l'università l'ho vissuta malissimo. Io, regà, non potevo essere contento se non prendevo il 30. Se non prendevo il massimo, io praticamente mi deprimevo. Ed è capitato solo 4 volte che non ho preso 30 nella mia carriera. Mentre tutti gli altri esami, non so quanti esami ci ho avuto, ma penso più di una, più di 25, oppure proprio 25. Comunque sia, di tutti gli esami che ho fatto, solamente 4 non sono riuscito a prendere il massimo. E voi capite che
prendere il massimo su tutti gli esami è veramente stressante, è mostruoso, e io 3 anni di triennale l'ho vissuti come un inferno, raga. E per questo ci ho avuto paura di continuare e ho preferito buttarmi sul mondo del lavoro e vedere se potevo fare qualcosa. Effettivamente sta andando bene, quindi ragazzi, dai, speriamo che veramente continua a andare così e che non ci sia bisogno di ritornare a studiare, perché so che io, se mi rimetto a studiare, impazzisco assolutamente, muoio il giorno dopo che comincio a farlo, e non per cause naturali ma per cappio al collo. Quindi proseguiamo. Ci dice un nostro fantastico fans: quando molli il lavoro? No, purtroppo non lo mollerò mai, penso, perché YouTube non diventerà mai il mio primo lavoro, e dunque penso mai. Che lavoro sognavi di fare da piccolo? Allora, piccolo quanto piccolo? Io da piccolo non pensavo neanche ai lavori, sinceramente. Non ho mai pensato, voglio fare questo, voglio fare quello. Ho sempre pensato a chillarmela, a stare nel completo chilling, quindi non sognavo in nulla. Invece a 12-13 anni ho visto che ero fan sfegatato di parecchi YouTuber, ho detto, voglio fare lo YouTuber. Però a 14 anni chiaramente non hai i mezzi per farlo, o almeno io non me la sentivo di farlo. C'è chi a 14 anni ha iniziato ed è diventato una bomba, però io, raga, a 14 anni ero un ebete, quindi non potevo fare video. Ed ecco, però è carino il fatto che adesso effettivamente sono un mezzo YouTuber, no? YouTuber, sono una persona che intrattiene, dai, che gioca a Pokémon, che altro. E dunque, ma non ho messo nessuno nel box, ma sono un coglione? Ma io sono un coglione, io dovevo solo mettere qualcuno nel box. Niente, raga, sono un completo idiota. Torniamo indietro. E ok, vedete quando rispondo alle domande e non riesco a pensare ad altro? Questo è quello che succede. Non farò mai più, penso, uno speciale durante un video del genere, oppure lo rifarò. È divertente? Non credo che sia divertente, raga, perdere la gente. Io ancora mi scuso con Giuse, mi dispiace veramente tanto, anche perché, cazzo, guarda che merda è box. Dunque, leviamo al volo lui, lo mettiamo qua. Già spaga, si mette qua. Comunque già spaga con Neval Condenser, top, eh? No, non le volviamo manco. Sei mai stato in Puglia? Se sì, dove? E impressioni? Se no, ti piacerebbe andarci, dove? Allora, sono stato in Puglia, sono stato ad Alberobello, sono stato giù sotto Alberobello, che non mi ricordo come si chiama, perché ci abitano, c'hanno una casa dei miei zii, quindi ci sono andato al mare. Ti posso dire una cosa? Mi è piaciuta, però quel mare in cui siamo andati non mi è piaciuto, quindi ti dico di no. I miei amici invece sono andati a Gallipoli, però io, regà, queste gite dove si va solo in discoteca, regà, sinceramente mi annoiano. Io non sono un tipo da discoteca, sinceramente. Certo, quando mi ci obbligano ci vado, però non mi piace, assolutamente non mi piace. Trovo che sia veramente una, non lo so, un modo squallido di andare ad approcciarsi con l'altro sesso, perché alla fine uno in discoteca va per quello, raga. Non mi dite che andate per la musica, perché la musica è una merda in discoteca, quindi se ci andate per la musica siete dei coglioni. No, scherzo, raga. Però minchia, no, raga, mo questa mi sfida, leviamo il culo subito, raga. Cerchiamo di spostarci con velocità. Ok, leva le palle, ok, andiamo da qua. E dunque così, giocherai a Pokémon Let's Go Pikachu e Spada Scudo per caso? Sì, sicuramente prima o poi lo giocherò tutte e due, certo. Sempre lo stesso amico dell'altra volta mi dice: come si fa ad essere il bro più bello di sempre? Te lo chiedo a te, bro, come si fa ad essere il bro più bello di sempre? Molto bene. E allora, poi prossimo, portaci qualche Acrom bella daglie. E sai che sarebbe da fare, eh? Sarebbe da fare. Ok, mo questa me da nuovo, porco due, mo velocizzo da morire e lo schiudo. Mo mi faccio venire veramente una malattia alle orecchie. Guardate, ti è, sentite il velocizzato, che fastidio che dà. Io non lo sento perché ce l'ho qua sotto, cioè lo sento poco. Comunque intanto faccio così. Ok, ma meglio con la bici forse. Metto la bici. Allora, domanda semplice, ed è l'ultima. Ah no, non è l'ultima domanda, penultima domanda che abbiamo. No, non devo fare Replente Max, ma devo fare la bici. Bicicletta, usa, ok. Penultima domanda. Ciao Rob, una domanda semplice: come stai? Allora, come sto? Sto bene, e ovviamente può andare sempre meglio, quindi ti dico sto bene. Sarò meglio quando sarò ancora più stabile nella vita, perché penso che la felicità viene con la stabilità, raga. Se ogni giorno c'hai qualche problema, io non penso che te lo puoi vivere bene. Di arrivare al punto in cui, anche se tu hai problemi quotidiani, magari dici, vabbè, tanto
c'ho una vita bella, sono stabile, c'ho un lavoro stabile, c'ho una moglie stabile o marito, quello che cazzo c'è. Comunque sia, quando c'avete tutto, o almeno io così penso, che quando c'ho tutto che va bene, poi per ogni cosa che si che accade, diciamo, non mi preoccupo troppo, perché appunto c'ho qualcosa dietro di me che mi fa stare bene, e quindi tutte le cose brutte che possono accadere fanno meno male, no? Capito? Non, forse mi sono spiegato totalmente in merda, perché non so dirvi quello che voglio dirvi, però cerco di dirvelo meglio. Allora, mi rispiego. Io in questo momento c'ho una bella famiglia, raga, un'ottima famiglia. C'ho un lavoro che potrebbe veramente diventare un lavoro perfetto per me, insomma, se tutto va bene. C'ho come hobby YouTube e mi piace tantissimo, quindi su questo sono contentissimo. Poi l'unica cosa che mi manca, ecco, è trovare una persona che, con cui, anzi, sto bene. Però sinceramente non me la vado a cercare, non mi va di cercare, non so cosa dire. Comunque l'unica cosa che completerebbe il cerchio, ecco, sarebbe un partner con cui stare bene, insomma. Ma allo stesso tempo in questo momento sto bene anche da solo, quindi regà, non so dirvi. Comunque sia, alla domanda come stai, te dico bene, dai. Poi, ultima domanda: cosa augureresti al te stesso del futuro? Che domanda profonda. Eh sì, allora, si ricollega un po' a questo che sto dicendo, forse. Sì? Allora, mi auguro che tutto andrà bene, insomma, che non starà male nessuno dei miei familiari, mi auguro che col lavoro vada bene. Questo me lo auguro veramente tanto, con tutto il cuore, perché il lavoro, raga, è importante. Cioè, il lavoro è metà della tua vita, ma anche più della metà, purtroppo, direi. O per fortuna no. Vuoi o non vuoi, il lavoro ti occuperà metà della vita e anche di più, quindi se fai il lavoro del cazzo, inevitabilmente stai male. Quindi mi auguro di continuare a stare qui dove sto io, e poi appunto mi auguro che YouTube vada bene, ma sta andando bene, quindi sono contento. E infine appunto mi auguro di trovare prima o poi, non con urgenza, una persona adatta a me e che io sia adatto a lei, speriamo. Ma io quanto cazzo devo andare in giro, porca info, si sento dei rumori, sta per schiudersi. Che cazzo, dai, io ho quasi finito l'episodio, ragazzi, ho un'ora e mezza di registrazione, Dio buono, frate, e non c'ho manco altre domande da rispondere. Non so, che adesso veramente non c'ho una minchia da dire, raga. E questo episodio è stato molto scarno. Comunque, raga, Porygon 2 con Evol Condensa, se funziona Evol Condensa, e confermatemelo nei commenti, Cristo santo, sarebbe top. Cioè, lui, fammi andare a vedere Porygon 2 che statistica ha. Porygon 2, mi pare ricordare che c'ha 515, ma vado a ricontrollare. Allora, che troia, facciamo così, no? Allora, lui c'ha, porca troda, c'ha 90 di difesa e 95 di difesa speciale, quindi con l'Evol Condensa guadagna 45 in difesa fisica e guadagna circa 47,5, no, guadagna proprio 47,50 in difesa speciale, quindi gli salgono le statistiche a 135 di difesa e di difesa speciale, lui sale a 142,50, raga. Quindi diventa praticamente un Pokémon che ha più di 600 di come cazzo si dice, di somma delle statistiche, raga. Cioè, questo c'ha veramente un totale di statistiche che è 515 più 45, quindi 560 più 47,50, quindi diventa 607,50. Diventa più forte di un Tyranitar, di un Salamence, ok. Però adesso fermi tutti, Porygon 2 è fortissimo. E vediamo questo invece chi è. Te prego. Allora, buoni tutti, perché Yamma è forte e lui potrebbe venire nel team. Buoni tutti. Allora, Yamma, andiamo a vedere. Yamma, che cosa impara? Allora, si evolve in Yamega dopo aver imparato Forza Antica, ok. Però, prima voglio capire quando impara Forza Antica. Oh, regà, comunque non sono triste. Impara Forza Antica al 33, ok. Poi Yamega dopo che cosa impara? Ah no, aspetta, generazione 5, sì, generazione 5, ok. E Yamega invece che impara in generazione 5 dopo il 33, che roba impari, sorella mia. C'ha 515 come Porygon 2, tra l'altro, di statistiche. Però c'ha la difesa speciale che è una merda, questa non mi piace. Allora andiamo a vedere qua, lui impara, madonna, retromarcia buono 49, Drenama al 54, Renzio al 57, però troppo in là, troppo in là. Tu sarai, anche se sei femmina, Raffaele, io ti ringrazio
come sempre. E vediamo che possiamo fare. Però purtroppo le mosse che hai non sono affatto buone. Saranno buone, ma giù con i livelli. E che palle, Raffaele. Perfetto. Quindi queste sono le uniche catture che abbiamo potuto fare. Vabbè, andiamo qua. Poi non ho capito perché sono andato là. Non potevo andare direttamente dove dovevo andare lassù. Vabbè, rimettiamo Porygon, che è una branda. Però mi dovete confermare che a Porygon 2 funziona level condensa. Però io penso di sì, perché non è lo stadio finale, quindi deve funzionare level condensa. Spero, perché se funziona è veramente forte. Mo lo metto come prima e voglio vedere se funziona. Ah no, aspetta, Aggron, però lasciamelo. Allora, raga, nel team comunque si potrebbe fare molti cambiamenti in realtà. Cioè, levando Giratina, puoi mettere... possiamo avere un team da 6, anche se non è tanto forte, perché metteresti tipo Misdreavus oppure Banette, metteresti Yanma, ma non lo so se converrebbe. Qui abbiamo pure questo cazzarola di Klang che è una bestia, però sarebbe da togliere Aggron. Ci abbiamo pure le Giraci, però ne. Vabbè. Raga, facciamo così per adesso. Dunque, siamo così, ci abbiamo i due staff. Just paga, mo imparerà tripletta e sarà una bestia. C'ha un'ottima difesa. Mo puoi andare un attimo avanti al volo per testarlo, per vedere se mi sembra ad occhio che c'è una buona difesa. Quindi vediamo. E poi dovevo terminare l'episodio perché siamo arrivati quasi al termine. Proseguiamo. Qua è dove è avvenuta la morte di Giuse e quasi è tutto il team. Io non so come cazzo ho fatto a superare quel Weavile. Nidoqin ha stretto le chiappe, fortissimo, porco due. Non so come ha fatto a non morire. E poi li dovrei portare un po' più su sti cazzo di Pokémon. 43 sono troppo deboli ancora. Cioè c'è quello che ci ha superato proprio. Allora battiamo questa, dai, così vediamo se Just Paga c'è una buona difesa. Testiamolo, forza. Cincino, perfetto. Pokémon più scarso su cui testare il nostro. Vai, vediamo un po'. Io che non c'ho stab, però c'ho scarica. Vai, canto, puttana, stramata la scarica. Ah, questo canto mi ha ricordato di ridare la bacca che cura tutti i problemi di stato a Giratina. Solletico, ma che palle. Ma frate, ma mi diminuisce l'attacco e pure la difesa. E così non vale, però io voglio testare la mia difesa. Pazza sberla. Ma facendo così, che cazzo. Però mi sembra che c'è una buona difesa, perché spazza sberla mi ricordo che era una mossa che faceva un bel po'. O sbaglio? Si è svegliato, scarica. Grazie alla madonna. Oh, dai, faccio ripresa. Easy, facilissimo, raga. È una bestia. C'ha ripresa pure. Mi sa che ragazzo Pokémon è veramente una branda. È una branda, raga. Cioè, mo non dico che Giuse non era una branda, però minchia, già spaga. Guarda che pezzi che fa. Mi sa che il team va bene pure così, raga, adesso che ci penso. Dobbiamo solo pensare a quella faccenda di Giratina. Allora, a lui facciamo scarica. Vediamo che mi fa. Vera in puntura. Quanto mi fai? C'è una buona difesa? Beh, penso di sì, raga. 37 non è tanto, Ci ho fatto solo 37 di danno. Agilità, testa di minchia. Mi sa che il level condensa funziona, raga. Mi pare di vedere che funziona. Quindi sono gasatissimo, raga. Molto, molto bene. Veramente non mi va di criticare Giuse, ma mi sa che questo è un power up al team. Aspetta che... scusami, Giuse, che sto dicendo tutte queste blasfemie, però pensaci anche tu. Tu sei una persona intelligente e capisci. Zubottino glielo diamo. Che gli abbiamo dato a... level condensa c'ha, quindi ok. Vabbè ragazzi, io direi che basta così. Ho risposto a tutte le domande. Ho finito quindi tutto quanto quello che dovevo dire. Poteva andare molto peggio, sì, perché nello scorso episodio è successo una merda totale. E dunque ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, mettete mi piace, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Noi ci vediamo al prossimo episodio.